Al comunale di Bassano in Teverina, per la dodicesima giornata del girone D di prima categoria Umbra, sotto la direzione del signor Marco Romano, scendono in campo Ortana e Castello. Gli ospiti al settimo reclamano un rigore su Checcobelli, ma Romano lascia proseguire. Al decimo sono i padroni di casa a reclamare per l'atterramento in aria di Gentili, ma anche questa volta Romano lascia proseguire. Ricci al quattordicesimo in area si gira mandando la palla sul fondo. Checcobelli al 24esimo dal limite dell'area sfiora il palo alla destra di Bartolomei. Suadoni al 32esimo sugli sviluppi di una rimessa laterale manda di poco alto sopra la traversa. Checcobelli al 33esimo serve Silveri, il quale dopo aver calciato viene atterrato in aria con Romano che ferma subito il gioco assegnando il calcio di rigore. Sul dischetto si porta Milioni, con Bartolomei che intuisce riuscendo a respingere la palla. Antonini al 36esimo si prova al volo in aria, ma angola troppo mandandola sul fondo. Nel finale di tempo, sotto una pioggia battente, mista a grandine, l'Ortana si rende pericolosa con Gentili, ma Tabuani riesce a deviare in angolo. Al ritorno in campo, dopo la pausa, il ritmo di gioco sale subito, con Antonini che viene toccato duro, dovendo ricorrere alle cure del medico a bordo campo. L'Ortana con un uomo in più ne approfitta subito al sesto per portarsi in vantaggio, con Formoso per l'1-0 e l'Ortana sul Castello. Con il gioco fermo, Antonini ne approfitta per rientrare in campo, ma Romano non se ne accorge subito, facendo ripartire il gioco per poi fermarlo subito dopo per ammonire Antonini ed espellere il mister Carlo Carta per proteste. Ortana pericolosa al 15esimo con un tiro di fuori area, ma Tabuani riesce a respingere e sul ribaltamento di campo Ricci, servito da Silveri, infila la palla in rete per l'1-1 tra Ortana e Castello. L'Ortana al 19esimo rimane in 10, ma pur con un uomo in meno, al 21esimo va vicino al vantaggio con un colpo di testa in aria che Tabuani riesce a respingere. Antonini al 23esimo si fa espellere per la somma di ammonizioni, riportando la parità numerica in campo. Gentile al 24esimo, prima trova la respinta di Tabuani, poi colpisce la traversa e per finire ancora Tabuani che riesce ad allontanare subendo anche fallo. Gentile al 39esimo serve in area Valente che infila la palla in rete per il 2-1 dell'Ortana sul Castello. Gentile al 47esimo lanciato dalle retrovie si invola in area e dopo aver saltato Massarelli e Tabuani infila la palla in rete per il 3-1 finale dell'Ortana sul Castello. Al triplice fischio finale scoppia la festa in campo e sugli spalti. Peccato, è stata una buona partita da parte della mia squadra e abbiamo pagato purtroppo troppo qualche disattenzione, però sono tutto sommato soddisfatto. Questa purtroppo è un'annata un pochino difficile, speriamo di migliorare col proseguio. E niente, sapevamo che era una partita difficile perché comunque venivamo da una settimana molto intensa dove avevamo recuperato la gara mercoledì sera. E in questo momento i campi molto allentati fanno sì che ci sia un dispendio di energie importante. Però i ragazzi sono stati molto bravi a gestirla nel primo tempo, avendo la pazienza e la tranquillità giusta, anche se in più di un'occasione abbiamo rischiato. Vedi anche l'azione del rigore, però siamo stati bravi poi a avere la pazienza fino alla fine, e nonostante poi avessimo segnato e essere rimasti in 10, siamo riusciti comunque sia una volta subito il gol del pareggio e l'espulsione loro a rientrare in partita e i cambi oggi ci hanno dato una grossa mano.